puliti dallo stipendio, ovviamente sono le trattenute, sì, vabbè. Contribuzioni. Contributi vari. Cioè, quindi è lo stesso stipendio che avrei io se sono un medico, sì, e vengo, sì, sì, vengo, sì, sì, qui. Nostri, è uguale ai nostri dipendenti, sono dei dipendenti a, okay, tutti gli effetti, a, okay, tempo di. Quindi erano delle polemiche, diciamo. Erano delle polemiche un po' sterili, secondo me. Così come io ci terrei anche a chiarire che hanno fatto un corso di italiano, ma non hanno fatto il corso di italiano, hanno fatto un corso di italiano sanitario, quindi hanno parlato anche della nostra organizzazione sanitaria, quindi si sono messi anche a fare le prove di come andava quando entrava un paziente, come funzionano determinate cose, quindi è un corso di preparazione importante a conoscere chiaramente perché c'è bisogno dell'affiancamento, perché oggi vedranno le nostre strumentazioni, certo, certo, i nostri modelli di lavoro, ed è uno stipendio molto più basso dei gettonisti. Cioè, voi se volevate assumere 16 medici i famosi gettonisti, andavamo per la carità, perciò dico no, è sicuramente, allora ci sono due valori aggiunti: il primo, sì, la continuità, loro entrano nel sistema, faranno i turni affiancati con gli altri e dopo un po' saranno autonomi, questo vuol dire che hai una persona dedicata al sistema. Il gettonista viene oggi, fa 8 ore continuative, qualche volta anche quelle che non si possono fare, e poi se ne va, viene, cioè non è il fra 10 ore se ne va. Non è del reparto, invece loro sono del reparto. Stare un, sì, anno è una continuità diversa, è un'affiliazione diversa del professionista, e c'è quindi una garanzia diversa. Ma potrebbe essere un modello anche perché poi in tutta Italia, a Milano, adesso anche al sud, a Salerno, eccetera. C'è questa invasione di gettonisti, allora, che costano un botto. Costano un botto oramai anche da tempo, sì, ne parliamo adesso tanto, ma sono oramai qualche annetto che ci sono i gettonisti in giro per tutta Italia. Ho visto anche un bel reportage, lo faceva vedere quanti, sì, ci sono in Lombardia, cioè, l'ha fatto un paio di settimane fa, era, se l'ho veramente visto un anche numero mi ha impressionante, colpito, sì, non conoscevo, no, perché magari queste cose sono taciute, poi dopo a Reggio, sì, Calabria è tutto più, diventa tutto più impattante perché siamo a Reggio Calabria, no? No, vabbè, ma sono del sud, vengo, no, da Napoli, io, quindi io non sono di Reggio Calabria, io vengo dalle Marche, quindi però insomma ho capito che c'è anche un modo di leggere un po' sempre al negativo tutto ciò che si fa qui, le cose belle e positive non le tiriamo fuori. Io spero che questa sia un'esperienza positiva, lo sapremo col tempo perché adesso oggi siamo all'inizio, però io mi auspico che sia una bella esperienza di crescita reciproca professionale, di supporto reale ai nostri bisogni assistenziali per i nostri cittadini, e poi vedremo dopo un po' come andrà, quindi faremo poi una verifica se questo esperimento è stato, ma magari in Lombardia potrebbero usare, secondo me ben arrivato, secondo me sì, anche in altre realtà. Anastasio, adesso allora lui è uno dei due chirurghi. Anastasio, lui è uno dei due chirurghi. Qui ci sono le presentazioni anche fuori, capito? Ok, okay. In totale nella sua ASL, mi perdoni, sono 16 qui, in totale sono 51, 16 qui, 16 a Lochi che sono sede di Idea di primo livello, sì, 10 a Gioia e 9 a Medito Porto Salvo. Dovevano essere 10 e 10, ma uno poi alla fine ha rinunciato, quindi okay, sono 51. 51? E tutti questi medici cubani sono tutti nell'ASL di Reggio Calabria? Sì, nei nostri ospedali che le dicevo. Sì, sì, no, okay, sono tutti qui. Solo una foto e poi l'abbandono. Adesso, grazie, sono Luigi Longo di Approdo. Buongiorno. Buongiorno. Chiedo scusa, abbiamo avuto gli arresti oggi a Torre 9, Città 9, eravamo... Eravate con altre cose affaccendate. Sì, nella notte, affaccendate. Dei 16 che sono qui a Polistena, come saranno dislocati nei vari reparti? Guardi, le dicevo, 7 dovrebbero andare in pronto soccorso, gli altri sono due cardiologi, un paio di ortopedici, un radiologo, adesso a memoria non me le ricordo, c'è anche un ginecologo mi pare, due chirurghi, adesso non me li ricordo a memoria, ma insomma sono in poi tutte le specialità. Adesso non ho l'elenco sotto mano. Grazie. Da quanto tempo è qui?